Senatore, buongiorno. Lei, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato. In questi giorni c'è una tensione che sta salendo, sia dalla piazza, ci sono le elezioni a Bologna, in piazza ci sono stati degli scontri fra centri sociali e la polizia. La Premier questa sera sarà a Bologna per chiudere un po' la campagna elettorale. E, ci sono stati dei manifesti con le mani insanguinate da parte della ministra Bernini e della Premier Meloni. Come si può porre un po' fine, un po' freno a questa escalation? Beh, ci vorrebbe senso di responsabilità da parte di tutti, incluso coloro che pubblicano questi manifesti che ho trovato particolarmente vergognosi perché evocano la violenza proprio con il sangue, non sono macchie rosse qualsiasi, si vede chiaramente, sono rivoli di sangue, sui volti di due donne, il presidente Giorgia Meloni e il ministro Anna Maria Bernini. Ma ci vorrebbero anche delle prese di distanza molto chiare da parte di altri che magari si trovano anche loro da fare più che legittimamente opposizione al governo, ma una cosa è fare opposizione, una cosa è evocare la violenza, tanto più nei confronti di donne, per cui ci vorrebbe maggiore chiarezza nel prendere le distanze. Bisogna prendere distanza un po' da tutte le parti, insomma ci sono dei post sui social dall'uno e dall'altra parte, sono un po' anche le parole dure del ministro Salvini, ma anche un post di Fratelli d'Italia contro Saviano in cui sono state usate un po' parole anche dure, insomma bisognerebbe tutti abbassare un po' Non, i toni. onestamente non conosco nello specifico cosa dicesse quel post cui lei fa riferimento, di certo ci vuole misura, ma è legittima la critica, come, lo dico, a cominciare dalla critica nei confronti del governo, nei confronti dei partiti di maggioranza, nei confronti dei singoli parlamentari. Fin tanto che il diritto di critica è prezioso. E anche può essere anche, come dire, forte e come dire, molto, molto espressiva. Non conosco il posto di cui lei fa riferimento, per cui non so se posso, come dire, se lo condividerei o meno. Di certo Fratelli d'Italia ha una linea per cui appunto si evitano le espressioni, attacchi personali alla persona. Poi se una persona ha fatto uno sbaglio o ha tenuto una posizione che si ritiene sbagliata, si attacca quell'aspetto lì, non la persona in quanto tale.